Salve a tutti e bentornati a Phoenix Wright Ace Attorney. L'ultima volta non mi ricordo molto bene che cosa abbiamo fatto. Se non mi sbaglio, abbiamo smentito la testimonianza di April May e abbiamo chiamato in causa anche il fattorino, come potete vedere, e adesso sta iniziando la sua prima testimonianza. Sono il capo fattorino del rinomato hotel Gatewater, aperto da 4 generazioni. Ho ricevuto la chiamata della signorina May intorno alle ore 20. Mi ha chiesto di portarle un caffè freddo alle 21 in punto, signore. Ho portato la sua ordinazione all'orario richiesto. E ho consegnato il caffè freddo alla signorina May in persona. Ok? Molto bene. Molto bene. La difesa può procedere con il controinterrogatorio. Certo, sono pronto, spero. Almeno anche Phoenix balbetta come me. Ci siamo. Se non riesco a provare che April May è coinvolta nel delitto, maglia spacciata. Mastico una cingomma, così magari mi aiuta. Servizio in camera. Sono il capo fattorino del rinomato Hotel Gatewater, ok. Qual è precisamente la sua mansione all'hotel? Faccio tutto quello che serve, signore. Registro l'arrivo e le partenze dei clienti, pulisco le stanze, rifaccio i letti e consegno anche il servizio in camera, signore. Lei è sempre così formale, signor Wright. Le chiedo di risparmiarsi queste futili osservazioni. Ho ricevuto la chiamata della signorina May, ok. È sicuro che fosse la signorina May al telefono? Certamente, signore. Come può esserne così sicuro? Ho registrato personalmente l'arrivo della signorina May all'hotel, signore. È stato in quell'occasione che li ho visti e io in breve la ricordavo piuttosto bene, signore. D'accordo, continui pure. Mi ha chiesto di portare un caffè freddo alle 21 in punto, signore. Alle 21 in punto, ha detto? Sì, ritengo di aver... ritengo di aver confermato più volte questo dettaglio. Stava guardando la televisione e voleva consumare qualcosa al termine del programma. Le 21, l'ora del delitto. Ho portato la sua ordinazione all'orario richiesto, come mia consuetudine. Esattamente alle 21, quindi? Alle 21, insomma. Come può esserne così sicuro? La signorina May è stata molto chiara in proposito. Fattorinuccio. Può
Jesus, può portarmi un bel caffè al... un bel caffè freddo Jesus, un bel caffè freddo alle 21 in punto? Ha detto più o meno così il signore. Quindi ho bussato alla sua porta alle 21 spaccate, signore. Perché è stata così precisa sull'orario? E ho consegnato il caffè freddo alla signorina May in persona. Può affermare con assoluta certezza che fosse la signorina May in persona? Sì, Phoenix, te l'ha detto. Sono assolucertissimo, signore. Assolucertissimo? Sì, signore. Assolutamente certo, signore. Jesus, è una delle mie piccole licenze. Jesus, e come fa a esserne così assolucerto? Beh, quando ho effettuato quando ho effettuato il servizio in camera, signore, lei, la cliente, signore, mi ha omaggiato con un gesto tenero. Un gesto tenero? Vuole dire che l'ha baciata? Sì, signore, ma non un bacio vero, signore. Solo un bacetto innocente sulla guancia, si è visto anche nel flashback. Quando balbetto per un istante, poi non riesco più a fermarmi. Forse perché era rimasta particolarmente colpita dai miei modi formali. È stato un momento che non dimenticherò mai, signore. Questa storia non mi convince. Ho capito. Ok. Allora è finita? Se ne è reso conto finalmente. Questo fattorino non ha alcuna ragione di mentire. E ora abbia un minimo di decenza e ponga fine a questo noioso controinterrogatorio. In effetti è stato un po' tedioso. Il testimone può ritirarsi. L'aula, ma come? Mi oppongo. Un momento, la prego. Sì, la difesa intende aggiungere qualcosa? Un'ultima domanda, mi lasci porre un'ultima domanda. Avrei qualcosa da obiettare, vostro onore? La pantomima della difesa la pantomima della difesa è durata abbastanza. Si calmi, signor Edward. Allora, signor Wright, le concedo un'ultima domanda, ma solo una. Bene. Siamo alla resa dei conti. È la mia ultima possibilità. Ma che cosa potrei chiedergli? L'arrivo in hotel, servizio in camera, rifacimento dei letti. L'arrivo in hotel avrebbe senso perché... non ha senso perché io pensavo che magari lei è andata ad uccidere Mia e poi... però non è stata lei a uccidere Mia. È stato un altro tizio. Sempre Rosa, però un altro tizio, come abbiamo visto al flashback, no? Quindi non è stata lei. Però magari può essere una complice. Magari... era complice del tizio che ha ucciso Mia e il suo compito era quello di testimoniare che era stata sua sorella a ucciderla. Il servizio in camera, posso salvare? Come si fa a start qui? Non volevo uscire, vabbè, uguale. Servizio in camera... il rifacimento dei letti è inutile. Il servizio in camera forse, magari... magari sulla portata magari c'erano due bicchieri invece che uno, non so.
Mi parli di nuovo del servizio in camera? Di nuovo, signore? Va bene. Alle 21 in punto ho portato il servizio in camera alla signorina May, stanza 303. La cliente aveva chiesto la cliente aveva chiesto un caffè freddo, un totale di, fuck, un totale di 18, fuck, $18 se non mi sbaglio, capisco, eh? Fuck, 18, fuck, Jesus, $18, no, $18, non le sembra un po' troppo? Sì, ma erano due caffè freddi, ah, ecco, wow, quindi, fuck, quindi avevo ragione. E non. Fuck. Jesus. E non risparmiamo mai sul ghiaccio, signore? Che cosa ha detto? Scusi, che cosa ha detto? Ah, oh, niente. Signor Fattorino, dica la verità. C'era qualcun altro nella stanza. C'era. Fuck. C'era qualcun altro nella stanza della signorina May? Obiezione, tutto ciò è irrilevante. Oh man, devo presentare una prova adesso? Obiezione respinta. Il testimone è pregato di rispondere alla domanda. Sì, dunque. Perché non ha citato questo fuck. Jesus, perché non ha citato questo dettaglio nella sua deposizione? Beh, signore, lei non ah, Jesus, lei non fuck, lei non me l'ha chiesto. Che faccia tosta. Invece ah, Jesus. Fuck. Invece sono proprio queste le cose che dovrebbe dire signor Fattorino. Ah sì, in effetti ha ragione. È stato il signor avvocato qui presente. Fuck. Jesus. Oh my god. Il signor Edward che. Edward di nuovo diciamo, nel truccare le deposizione. Lui mi ha chiesto di non dirlo se non esplicitamente richiesto, signore. Razza di idiota. Ok, è finito il processo? Ce l'ho fatta, ho vinto. Beh, non hai smascherato il colpevole. La signorina April May è arrivata. Ah, la signorina April May è arrivata all'hotel con un uomo. È così? Sì, signore. Poi quando l'ha. Jesus. Poi quando l'ha portato il servizio in camera. Non ha visto quell'uomo nella stanza? Esatto, signore. Vostro onore. Abbiamo appena scoperto che un'altra persona avrebbe. Fuck, abbiamo appena scoperto che un'altra persona avrebbe potuto essere l'assassino. Dopo quest'ultima scoperta, ritengo sia impossibile giudicare l'imputata. Concorda, signor Edward? Chi sarebbe quest'altra persona? Semplice, era. Bombo con per me, no? Aspetta. Questa persona che intende? L'uomo, no? Cioè, l'assassino. L'uomo arrivato Jesus, l'uomo è arrivato all'hotel insieme alla signorina May. Ah, vostro onore, come è già stato dimostrato, come è già stato dimostrato, April May teneva il telefono della vittima sotto controllo. Certo, la stessa signorina May, Jesus, certo, la stessa signorina May Oh man, la stessa signorina May ha un alibi convincente per l'ora del delitto. Ma ciò non scagiona l'uomo che era con lei. Infatti il fattorino no, Jesus, infatti non. Oh man, infatti il fattorino non l'ha visto nella stanza al momento del fuck. Jesus, non l'ha visto nel momento del delitto, insomma. Oh, che ricostruzione interessante. Ma temo che sia troppo tardi ormai. Troppo tardi? Oh, lei sa. Fuck. Oh, lei. Fuck. Oh, lei sarebbe felicissimo se fosse già troppo tardi. Fuck, staccio in gomma. Se fosse già troppo tardi.
Non è così, Edward? Madonna, sto sudando freddo. Dopotutto è stata lei a nascondere la presenza di quest'uomo alla corte. Sembrava un colpo basso. Misero direttamente. Queste accuse sono ridicole. Basta così. La corte accetta la versione della difesa. Mi aspetto da entrambe le parti un'indagine approfondita su quest'ultima questione. Sono stato chiaro? Sì, rantolo. Cos'è un rantolo? Sì, vostro onore. Il processo a Maya Fey è sospeso fino a domani. La corte si aggiorna. Perfetto. È finito il primo giorno? Sì, sembrerebbe. 7 settembre, ore 14:24, titola Tribunale Distrettuale, sala imputati numero 1. Phoenix, sei stato fantastico. Davvero? Allora, Jesus, sono la tua nuova fan. Oh beh, ho fatto solo. Jesus, oh beh, ho fatto solo il mio lavoro. Come si dice in questi casi? Comunque, anche l'altro avvocato non era male. Eh? Hai visto la sua faccia? Jesus, hai visto la sua faccia? Aveva gli occhi spalancati Jesus, gli occhi spalancati e le labbra che gli tremavano, ok? Mi ha fatto venire i brividi lungo tutta la schiena. Se lo dici tu. Jesus. Oh man, allora, che mi succederà adesso? Posso andare a casa? Beh, no. Beh, perché sei in prigione, no? Temo proprio di no, non ancora. Oh, capisco. Jesus, ma dopo il processo di oggi credo di essere sulla buona strada. Jesus, cosa intendi dire? L'uomo insieme ad April May, è lui la chiave di tutto. Oh, ora capisco. Jesus, a proposito, che cosa è successo che cosa è successo alla signorina May? Credo che sia stata arrestata. Ora capirà che il suo fascino non, non, ora capirà che il suo fascino non, 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 non funziona ovunque. Dovrebbe essere al centro di de basta. Comunque, questo caso è ancora lontano dall'essere chiuso. Certo, devo saperne di più su quell'uomo. Pensi che sia stato lui a. Potrebbe, sorellina. Tranquilla, entro domani lo troverò, entro domani lo troverò, te lo prometto. Conto su di te, ok? Possiamo finire qui, ti prego. Ho chiesto la trascrizione completa della deposizione di April May. Potrebbe tornarmi utile nel processo di domani. Ma ora non ce l'ho tra le mani. Non ne sono più tanto sicuro. Basta, ti prego, basta, Phoenix. Gran parte delle sue dichiarazioni erano false. Infatti in questa trascrizione è stata conservata solo una parte della sua deposizione, ok? Deposizione di April. Non so quanto potrà to, tor fuck to, to basta. 19 minuti sono abbastanza. A ogni modo è giunto il momento di fare qualche indagine sul campo. Jesus, Maya è rinchiusa ingiustamente in quel centro di dete. Ti prego, Phoenix, basta, basta. Continua, oh, grazie. Ok, guys, possiamo finire qui questa lunga parte.
Phoenix Wright è durata 20 minuti precisi proprio in questo momento esatto. E niente, la prossima volta cercheremo dunque di scoprire chi è questo misterioso uomo. Bye bye, alla prossima.